Salve a tutti. Come potete vedere, questo è Metro Last Light, il titolo uscito oggi su Steam e su tutti gli altri canali videoludici che voi potete conoscere. Ovviamente è il seguito di Metro 2033, un titolo particolarmente interessante soprattutto per le sue meccaniche e per l'atmosfera che riusciva a creare attorno al giocatore. Sicuramente il primo capitolo aveva dei punti di forza e dei punti di debolezza. Ora vedremo se questo secondo capitolo avrà migliorato alcune cose e diciamo avrà riconfermato ciò che di buono c'era in Metro 2033. Questa non è una recensione, questo è un primo video in cui vi mostrerò i primi minuti, 15 o 20 minuti, quello che saranno, così per farvi preintrodurvi al gioco. Ovviamente questo video serve da introduzione, da preparazione per quella che sarà la mia video recensione che pubblicherò fra alcuni giorni. Quindi direi di vedere un po' come inizia questo Metro Last Light. Ecco qua, questa è la modalità originale, quella di base. C'è anche la modalità Ranger, quella più complicata, più difficile in quanto ci sono meno aiuti di gioco, non c'è l'HUD, ci sono meno colpi, meno proiettili e quant'altro. Quindi è più complicata, fa parte del DLC contenuto all'interno delle copie di prenotazione e quant'altro, insomma. Ma direi di partire con la modalità originale, magari la modalità Ranger sarà adeguata dopo la fine del gioco. Normale, ovviamente. Come forse molti di voi già sapranno, questo è un titolo completamente single player, non ha multiplayer, non ha cooperativa in nessun tipo di maniera, quindi si concentra esclusivamente sulla campagna single player e a me personalmente piace molto come cosa. I tetri arrivarono molto tempo dopo. Venivano dai giardini. I tetri, enormi. Molto più alti di qualsiasi essere umano, creature da incubo. Inquietanti come un uomo trasformato nel suo opposto. Mostri nati per distruggerci. Si diceva che fossero incredibilmente forti e votati al male. Che con le loro zampe potessero fare a pezzi un uomo armato. Erano tutte bugie. Ma la verità era perfino peggiore. Eccoci qua. Una volta vivevo qui vicino. Prima della guerra, intendo. Lassù. Ero sul treno quando è successo. Ho provato a chiamare la mia famiglia, ma non ci sono riuscito. Cosa? Si comincia subito con l'azione proprio. Cos'è successo? Marta! Dunque, che si fa? Marta, che sta succedendo? No! Che cacchio? Oh cazzo! Crepa, oddio! Ah, finito! No! Ah! Ah! Wow! Svegliati, Artyom. Sono io, Khan. Incubi, eh? Non c'è da stupirsi dopo tutto quello che è passato. Senti, ho delle notizie incredibili. Un paio di giorni fa ero alle rovine dell'alveare dei tetri e ne ho visto uno ancora vivo. Sono venuto subito a cercarti, visto che sei tu quello che avevano cercato di contattare prima che gli lanciasse addosso il missile. Khan, come diavolo sei arrivato qui? Vattene subito! Sì, Ullman, solo un momento. Se uno dei tetri è sopravvissuto, è fondamentale che cerchi di parlargli, Artyom. So che, come membro dell'ordine, devi ubbidire a Miller, ma bisogna convincerlo ad autorizzare questa missione. Khan, ti ho detto di andartene. Questa base è segreta. Non dovresti nemmeno essere qui.
Ti accompagno dal colonnello Miller. Seguimi, Artyom. Preparati, Artyom. Ti aspetto all'uscita. Muoviti, trombone. Sai, conoscevo un fumatore. Passò l'ultimo anno della sua vita a mangiare, bere e respirare attraverso un buchino nella gola. Bene, dunque. Siamo, come alcuni di voi magari avranno già provato con il primo capitolo, siamo all'interno delle metropolitane in Russia. Qui si accende e si spegne la luce. Musichetta. Questo è il libro, vedete, dal quale è ispirata tutta la serie. Vediamo un po' cosa devo fare. Tieni premuto TSM per usare l'accendino e TDM per consultare il diario. Diario. Accendino. Accendino. Diario. Va bene. Privet, Artyom. Artyom è tra quelli che hanno scoperto il D6. Gli hanno dato un distintivo da Ranger seduta stante. Buon per lui. Io ho dovuto farmi 2 anni da cadetto prima che mi accettassero nell'ordine. Beh, comunque, che stavamo dicendo? E si sono salvati grazie. Non si passa di qui? No? No? Di qui? Non sì. Ed è rimasto qui per all'esterno. Dunque, come forse avete già sentito, Metro, Last Light, ha un motore particolarmente pesante, ricco di opzioni e di caratteristiche grafiche che mettono in ginocchio qualsiasi tipo di PC, anche di ultima generazione. Ora, con il PC che potete leggere nella descrizione del mio canale, nelle informazioni, praticamente mando il gioco, adesso sono a 76-80 circa FPS. Che sei diventato un ranger e qui avere qualcosa per festeggiare. Prima sì, dai, voglio tante armi. Facciamoti a dovere. Ma andiamo dai. Con ordine, ti servirà una maschera antigas. Beh, ovvio. Non puoi mettere piede in superficie senza maschera antigas. Sono passati 20 anni, ma le radiazioni in alcuni posti fanno ancora bollire l'acqua. Ci sono punti caldi anche giù nella metro. Non dimenticarti i filtri per la maschera. Certo, è molto bella anche senza, ma credimi, i filtri fanno molto bene alla tua salute. Poi? Ora i medikit. Beh, che dire, è tutto. Dai, voglio la roba pesante, su. In una bellissima custodia arancione. Ecco la tua paga mensile anticipata. Ricorda, la tua paga è i proiettili di grado militare. Puoi spararli normalmente per infliggere qualche danno in più, ma la scelta più saggia è scambiarli con armi, modifiche, munizioni normali ed equipaggiamento dai mercanti in giro per la metro. Basta. Neanche una... Ah, vedi. Selezione armi e munizioni. Ora passiamo alle cose divertenti. Ecco, esatto. Vediamo di trovarti un'arma. Prendi quelle che vuoi e provale al mio poligono. Oh, mi piace. I ranger solitamente portano con sé fino a 3 armi, Artyom. A te la scelta. Ok, dunque. Seleziona. Questo è un RPK. Lo conosco già. Da Battlefield 3. Devastatore. Fucile a pompa a tamburo. Beh, direi che un Kalashnikov ci sta sempre bene. Come seconda arma, una da più da distanza. Direi questa. Molto preciso e potente. Esatto, stavo già per farlo, quindi non dirmelo. Prendo questo devastatore. C'è la possibilità anche di personalizzare le armi. Ci sono diverse opzioni, no, come mirini. Adesso qui ce n'è solo uno, ma va bene, insomma. Ok. Qui. Ok, ci sono solo questi, quindi non si possono fare grandi personalizzazioni. Qui c'è... Ah, silenziatore. Ma il fucile a pompa con silenziatore non è che ha molto senso. Però se me lo fanno mettere senza... Allora, la velocità del proiettile è minore causando meno danno. No, non mi piacciono. Queste. Ok. Mirino, ma mirino fa anche stesso. A cosa state mirando, di merda?
Ok. Comunque, come stavo dicendo prima, la grafica è particolarmente pesante, ricca di opzioni. Al momento con il mio computer ho impostato i dettagli su molto alto, ho messo il filtro di texture a 4x, ho disabilitato la tessellation, anche se il mio computer potrebbe sostenerlo, solo che l'ho disattivata apposta per la registrazione. E dopodiché ho attivato l'Advanced Physics della mia scheda Nvidia, il blur a minimo, e adesso non mi ricordo quali altri sono le opzioni, comunque tutto il resto al massimo praticamente di quello che è possibile, quindi al momento sono, come detto, sui 70-80 fps. Comunque questa è un'ambientazione chiusa. Il gioco fortunatamente ha un utile utility di benchmark che ci permette di modificare le caratteristiche a seconda delle nostre esigenze e provare a vedere quanti FPS facciamo lungo la demo, che è precalcolata ed è molto pesante. Cioè, c'è pieno di scene di esplosioni, combattimenti, tanta gente sullo schermo, tanti elementi che vengono determinati dalla fisica, e quindi è particolarmente utile per vedere quelle che sono le prestazioni del nostro PC con questo tipo di motore. Ora direi di concentrarsi bene sul gioco. Dai, Ozzy, lasciami fumare in pace. Ieri ero di servizio alla sala operativa. Vediamo che ho sentito qualcosa. Sei un esperto. Non badare a questo pagliaccio, Alex. Aprite i cancelli. Hai sentito degli snizzi? Di che parli? Chiedi alle guardie al laboratorio. 12:44. Merda. Che ha fatto? Bene, andiamo. Dove? Le tombe degli antichi re venivano riempite di tutto ciò che si pensava potesse tornargli utile nell'aldilà. Armi, oro, carri. Sacrificavano persino mogli e schiavi affinché li servissero anche da morti. È a questo che mi fa pensare il bunker. Piantala con queste cazzate. Gli oggetti del D6 sono come quelli portati da un conquistatore nella tomba. Freddo acciaio, destrieri selvaggi e tesori incalcolabili. Ovviamente i razziatori di tombe morivano sempre in modo orribile, uccisi da demoni o fantasmi, dalla propria avidità. Ma vuoi smettere o no, Khan? Ehi, ho sentito che Lesnitsky ha combinato qualcosa. Cos'è successo? Nessuno lo sa. Lesnitsky era al laboratorio. Al turno successivo la porta era aperta e il laboratorio saccheggiato. Lesnitsky era scomparso. Merda. Allora, che c'è là dentro? Armi chimiche, forse anche altro. È tutto quello che so. Maledizione. Il colonnello mi farà passare un brutto quarto d'ora per colpa di Lesnitsky. Mi ficcherà un attizzatoio incandescente dritto in mezzo all'anima, se ne avessi ancora una. Bene, andiamo. È vero che controlliamo il D6, ma qua giù c'è praticamente una metropoli, con tutti questi bunker, anfratti e uscite. Comunque, è la base che l'ordine sognava di trovare. Dicono che l'Ansa sta rafforzando i posti di guardia lungo tutta la linea, specialmente per il giro al campanile. Miller ha ordinato di radunare tutti gli uomini qui alla base. Sentiamo che ha da dire all'assemblea. Ho un cattivo presentimento. Dunque? Herman, portali da Miller. Li ha mandati a chiamare. Sì, signore. Bene, entrate. Io vi aspetto qui. Parlerò con Miller dopo che ve ne sarete andati. Perfetto. Bombardare i tetri è stato forse lo sbaglio più grande della storia dell'umanità. Magari non avevano intenzione di farci del male, ma volevano solo comunicare. Forse il forte dolore e la perdita di coscienza di cui soffrivamo in loro presenza volevano solo dire che eravamo incompatibili, macchine dai circuiti diversi. Ma per qualche motivo, Artyom, tu hai dei circuiti in comune con loro. Hai un collegamento con i tetri. Sì, della gente è morta all'Expo, la tua stazione d'origine. È probabile che anche Hunter, il migliore dell'ordine, sia morto.
E questo è quello che ti aveva insegnato. Se non combattiamo per sopravvivere, in questo mondo nuovo verremo divorati. È la legge dell'evoluzione. Ma dubito che le vecchie leggi valgano ancora. Bene, Arthur. E lei, Khan, avete qualcosa da riferire? Sì, colonnello. Fate in fretta, allora. Ho individuato un tetro superstite ai giardini. Cosa? Una di quelle cose è ancora viva? Per fortuna, sì. Per fortuna? Khan, questa è pura follia! I tetri sono la minaccia più grave che l'ordine abbia mai dovuto affrontare. Colonnello, mi dia una possibilità. Un tetro da solo non costituirà una minaccia. Artyom ha un dono. Credo che sia capace di stabilire un contatto con quella creatura. Lo lasci venire con me. Va bene. Artyom, vai con Khan ai giardini e trova il tetro. Manderò un cecchino con voi. Il migliore che abbiamo. Anna. Sì, signore. E perché dovremmo aver bisogno di un cecchino? Per eliminare la creatura e finire il lavoro dell'ordine. Miller non può! È un assassino! Prendetelo! Idiota! Sta ripetendo lo stesso sbaglio! Abbiamo finito! Accompagnate Khan fuori di qui! Artyom! È la tua ultima possibilità di perdono! Per liberarti degli incubi! Vabbè. Lascia perdere, Khan! Pare che si sia avvicinato troppo alla creatura e sia impazzito! Ascolta, Artyom! Completa la missione e torna subito qui. La guerra si avvicina e avrò bisogno che ogni ranger sia al proprio posto. Ora vai. Allora, che stiamo aspettando? Sbrigati, coniglio. Simpatica, eh? Artyom, se è vero che il tetro ti può percepire, forse puoi farlo uscire allo scoperto in modo che Anna possa colpirlo. Ma fammi un favore. Non lasciare che ti entri in testa, o Anna si troverà con due bersagli. Capito? Ora sospettiamo che Lesnitsky fosse un agente dormiente, ma non abbiamo ancora verificato da chi prendesse ordini. Il vostro compito è di intercettarlo prima che consegni il contenitore rubato, capito? Dunque forse entriamo in azione adesso. Ciao, simpaticona. Non dirmi che credi a quelle stronzate sul fare pace con i tetri. Vorrei esserci stata io su quella torre, per guardare il missile cadere e bruciarli nel loro nido. Dai, coniglio. Non vorrei mica lasciare che entrino nella metro o che ci striscino nel cervello per comandarci come animali. Forse dovremmo accoppiarci con loro, così i nostri figli potrebbero vivere in superficie e nutrirsi di radiazioni. Merda. Mai stringere la mano al diavolo. Ok. Mi fa un certo che di strano, sta tizia. Si va? Beh, non c'è altro da fare. Andiamo. Oh, armi spianate. E vediamo un po' che si fa. In passato i treni erano un mezzo di trasporto ordinario. Ma ora questa monorotaia sembra magica, vero? I nostri figli non sapranno usarla. E i loro figli penseranno che l'hanno costruita gli dèi. Boh. Bene, siamo arrivati alla stazione. Fa parte del sistema segreto della Metro 2. Queste gallerie sono inesplorate. Non abbiamo tempo e uomini a sufficienza, quindi non allontanatevi troppo. Attenzione, le porte si stanno chiudendo. Buona fortuna. Sicuramente l'atmosfera tetra e pericolosa di Metro 2033 è rimasta già da questa sezione. È un buon segno, coniglio. Forse anche questa sarà una missione fortunata. Cosa sono sti rumori?
La corrente è tornata. Oh, ecco. Apri il cancello, io copro il passaggio. Ottimo. Non male. Via libera, andiamo. Bene, secondo la mappa c'è un punto d'accesso del collettore più avanti. Munizioni. Avanti, ti seguo. Va a destra, a sinistra c'è un vicolo cieco. Qualcosa li ha spaventati. Tieni gli occhi aperti. Perfetto, eccoci, eccoci, eccoci. Merda, quella cosa è veloce. Ma l'ho presa io, Hai dei buoni riflessi, lo ammetto. Ottimo, la scala. È poco più in là. Così finalmente vedremo se sei un coniglio o un uomo. La superficie. Mettiti la maschera. Come sempre sull'orologio ho il tempo di autonomia del filtro dell'aria. Fuori portata per te, coniglio. Dammi una mano. Che bei posticini. Allora, già il frame rate è più basso. Abbiamo l'entrata principale. Lì c'è una buona postazione per sparare. Posso coprire un'area vasta. In ambienti chiusi era sui 70-80. Adesso è molto altalenante. Sono una ragazza normale, quindi non posso. Arriva anche a 60 adesso. Dentro cerca la fermura. Visto che ti ha citato ai tetri, magari ti annuserà o ti percepirà dopo che e uscirà allo scoperto. Tu cerca di stare all'aperto così posso coprirti. Ci terremo in contatto via radio. E se hai un ripensamento, non preoccuparti, me ne occupo io. Ok, buona fortuna allora. Perfetto. Dunque, trova il tetro nei giardini. Andiamo a vedere. Gli scenari comunque, certo, il motore grafico è pesante, però sono veramente ben realizzati. Basta guardare queste reticolate di cose strane. Le gocce sulla maschera. Ah, che schifo. Ma sono queste bestie? Com'è possibile che ci sia ancora qualcosa che brucia? Beh, non importa. Vai in quella direzione, io ti copro. Vedo del movimento. Dove? Sulla destra. Ora. Wow! Cacchio, via 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 via! Ancora? E crepa. Guarda, ce ne sono altri tra le canne. Ecco sì, ancora. Arretrare veloce. Mi pare di averne visto. No, ok. Ok, dando un rapido sguardo a al frame rate nel momento di combattimento dove c'era più casotto, gli FPS sono scesi anche a 40. Quindi è molto altalenante. È abbastanza comprensibile vista
la complessità e la pesantezza del motore in sé. Forse lo vedo. È a circa 30 metri da te, a ore 2. Ore 2. Eccolo. Sembra piccolo, ma è decisamente un tetro. Cosa aspetti? Dai! Eccoci. Wow! Che cazzo però, Ma come va? Raggiungilo da sinistra, è ancora lì. Sto prendendo la mira. Ah, il filtro adesso. Aspetta, dovrebbe essere qui. Che ti guarda. Ecco, frate picco bastardo. Stai dietro, Arthur. Non c'è altro modo. A sinistra. Vieni qua. Aspetta, mancato. È sopra di te, aspetto. Preso. Oh. Sì, ma sta svanendo, no. È ancora qui. Dov'è? Fermati. Fermo. Cosa devo fare? Sparargli? No, dai, è qui. Eccolo. Bellino. Questo è il finale di Metro 2033. C'è questa bella gente, per modo di dire. È ancora caldo. La creatura, ecco, che ho incontrato. Dunque, questi erano i primi minuti di Metro Last Light. Spero che il video vi abbia, come dire, stimolato l'interesse per questo titolo. Come vi ho detto prima, la mia recensione arriverà fra alcuni giorni. Voglio provarlo approfonditamente per capire bene quello che propone la campagna single player di Metro Last Light rispetto a quella anche che era la campagna del gioco precedente. Io spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un commento, scrivetemi la vostra opinione, iscrivetevi al canale per altri contenuti di questo tipo e noi ci vediamo alla prossima.